Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano in questa puntata il tema legato a Sviluppo Toscana, la società in house della regione, con la legge che è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Vediamo. Più attività da svolgere, un perimetro di operatività più ampio, esteso anche al servizio sanitario e una governance con un consiglio di amministrazione nominato dal Presidente della Regione. E questo è il nuovo assetto di Sviluppo Toscana, società in house della Regione, deciso dalla legge di riforma approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. L'approvazione dell'atto è arrivata dopo una lunga e tesa discussione in cui sono stati presentati quasi 500 emendamenti da parte delle opposizioni. Sviluppo Toscana diventa l'agenzia che si occuperà di tutta la parte imprenditoriale e anche molto altro. Diventa uno strumento operativo, uno strumento esecutivo che vuole stare a fianco alle imprese e quindi riguarderà indirettamente anche tutto il collegamento con SICI, con Fidi Toscana e facciamo in qualche modo una rete di tutti gli strumenti che la Regione Toscana ha messo a punto per affiancare il delicato momento anche della fase economica che stiamo vivendo. Quindi ci aspettiamo che sia uno strumento flessibile e che possa essere messo a fianco delle imprese e che va dunque a lanciare la Toscana nel panorama non solo nazionale ma soprattutto internazionale, quindi cogliendo anche quelle sfide di mercato che è cambiato molto in questi momenti e che necessita da parte della Regione di avere uno strumento che sappia affiancare le aziende per cogliere tutte le opportunità. Una legge presentata dalla Giunta a luglio, ferma nei cassetti della prima e della seconda commissione fino a pochissimi giorni fa, non attenzionata dalle commissioni, non discussa, non condivisa, arriva alla fine dell'anno, quindi ferma per più di 6 mesi. Una posizione assolutamente contraria per quella che è la visione oggi di Sviluppo Toscana. Non sappiamo quale sarà la fine di Fidi e già pensiamo a una nuova società in house. Anche qui mancata programmazione. Il presidente Gianni in campagna elettorale aveva annunciato che Fidi diventasse la società in house per eccellenza della Regione Toscana. Oggi ci troviamo affinché le quote di Fidi vengano vendute. Sviluppo Toscana dovrebbe diventare la nuova società in house di Regione Toscana con un CDA totalmente nominato, quindi un consiglio di amministrazione che è sempre competenza del Consiglio regionale, nominato direttamente dal Presidente, quindi non ci sarà nemmeno una possibilità di controllo da parte delle opposizioni in questa nuova società che dovrà nascere. Noi siamo partiti all'inizio di questa legislatura con la proposta di Gianni di portare in house Fidi Toscana. La Regione Toscana è proprietaria del 50% di Fidi Toscana, quindi la proposta del PD era compriamo dalle banche anche il restante 50% per poter avere una società che può fare credito e che sostenga il nostro tessuto imprenditoriale. Siamo arrivati al punto esattamente opposto, una sorta di salto mortale dal trampolino carpiato, dove anziché comprare il 50% che non avevamo, la Regione Toscana ha messo in vendita il 50% che ha per poter provare a fare con Sviluppo Toscana ciò che avrebbe voluto fare con Fidi Toscana. In realtà è un pastrocchio assoluto, aggravato dal fatto che Sviluppo Toscana, anziché avere un amministratore unico come aveva fino ad ora, avrà con la nuova legge approvata un consiglio di amministrazione nominato per intero dalla Giunta che costerà più soldi. Di fatto la Regione Toscana rimarrà senza un soggetto che possa fare credito, che possa sostenere le imprese e le attività produttive toscane, anche e soprattutto in virtù del fatto che in Toscana non ci sono più le banche e che quindi le banche, chi dà soldi alle imprese a testa e gambe in altre regioni o addirittura in altri stati, e questa soluzione non è una soluzione definitiva. Quindi noi riteniamo che si sia fatto una montagna che abbia partorito un topolino, si poteva fare molto di più anche seguendo quello che fanno le altre regioni. Si struttura un soggetto istituzionale importante in house della Regione Toscana, un soggetto in grado di intercettare fondi comunitari non solo a servizio della nostra regione, per i comuni, per le imprese, in grado di veicolare per i prossimi 7 anni i finanziamenti di carattere comunitario. La Toscana aveva bisogno e necessità di un soggetto economico forte che facesse da volano di risorse per la nostra regione. Il futuro della Toscana passa dagli investimenti per le imprese, per gli enti locali, per
le aziende sanitarie, i processi di innovazione che non possono non intercettare grandi fondi comunitari, quelli del PNRR, fondi nazionali, e credo che noi abbiamo fatto una scelta di coraggio che va in una logica riformista che da sempre abbiamo sostenuto come gruppo Italia Viva. Mio l'ordine del giorno che all'inizio di questa discussione andava in questa direzione, credo che oggi l'Aula dà ragione alla nostra visione, al coraggio di cambiare, al coraggio di strutturare un'azione di governo innovativa per la nostra regione. Sviluppo Toscana è stata una pagina, diciamo, controversa e difficile da parte di un consiglio regionale che anche in questo caso si è ritrovato a dover discutere su una proposta di legge dopo, come dire, una seduta fiume, che naturalmente però arriva in un contesto ancora fortemente incerto, anche perché è legata al futuro della finanziaria regionale. È un'operazione assolutamente ambiziosa, un'operazione che vede dal nostro punto di vista molte criticità ancora irrisolte, anche e soprattutto il ruolo e comunque il contemperamento, diciamo, tra la sopravvivenza di Fidi Toscana e ciò che invece si vuole creare con questa agenzia di sviluppo. Vedremo se col tempo si riuscirà a chiarire ciò che intende la Giunta per braccio operativo del sistema economico regionale. Ciò che è certo è che oggi in questa fase storica ci ritroviamo senza quello che dovrebbe essere stato invece uno strumento che doveva già essere pronto per sostenere soprattutto le amministrazioni locali in questa fase così delicata, ma non solo le amministrazioni locali, aggiungo più in generale anche le imprese che oggi sono trovate in estrema difficoltà e aggiungo anche le famiglie che oggi con il caro energia naturalmente si sono trovate a dover far fronte a costi totalmente inaspettati, se pensiamo anche all'inflazione. Questa dunque la situazione attuale relativa a Sviluppo Toscana, ma parliamo anche del 2022 che è stato in Consiglio regionale con il bilancio fatto proprio dai consiglieri che hanno fissato pure gli obiettivi per il nuovo anno, il 2023. È stato un anno, come per tante famiglie, tanti cittadini, un anno di luce e di ombre. È stato l'anno in cui pian piano stiamo provando a uscire dalla pandemia che ha segnato la vita di ciascuno di noi, ma è stato anche l'anno, purtroppo, in cui è scoppiata questa terribile guerra in Ucraina che ha segnato la vita di tante donne e di tanti uomini. Però è stato anche un anno in cui ci siamo presi il compito di cercare di ripartire. I problemi aperti sono tanti, penso alla questione legata al caro bollette, penso alle tante, troppe morti sul lavoro che ancora oggi scuotono le nostre coscienze, penso alla necessità di offrire più diritti a chi oggi non ne ha, dare più voce a chi ha meno voce. Insomma, da parte nostra l'impegno di cercare di lavorare nella direzione di mettere in campo, come abbiamo fatto anche in quest'anno, perché insomma a me piace ricordare due o tre leggi tra tutte, la legge che ha istituito lo psicologo di base è nata dall'esperienza di questi anni molto complicati e mette a disposizione di tutti una figura che può supportare dal punto di vista mentale. Oppure penso al progetto Rigenerazione Urbana con cui noi, con i risparmi dei costi della politica, mettiamo a disposizione delle ragazze e dei ragazzi più giovani la possibilità di disegnarsi un pezzo della loro comunità, oppure le comunità energetiche. E tutto questo è in linea con la nostra idea, cioè giovani, ambiente, lavoro. Insomma, qui ci sta un pezzo dell'idea di Toscana che abbiamo sviluppato in questo tempo. È stato un anno in cui, secondo me, maggioranza e opposizione non hanno trovato un modo di dialogare. Noi siamo stati sempre considerati da parte della maggioranza un qualcosa da non coinvolgere nelle decisioni, un qualcosa da non far partecipare alle decisioni. Non è così che si amministra, non è così che si governa, o meglio, se si sceglie di governare escludendo sempre a priori, non ascoltando mai i consigli, i suggerimenti che arrivano all'opposizione, poi ci si prende onore e oneri, e quando poi porti un bilancio e ti fai appello a 400 milioni di soldi che
dovrebbero arrivare dal payback, che se arrivassero tutti, o si sana il bilancio della Regione Toscana e si mettono in ginocchio decine di aziende che operano nel comparto sanitario, o si salvano le aziende e non si salva la Regione Toscana. Magari a volte ascoltare anche i suggerimenti, le proposte di legge che arrivano da parte nostra non sarebbe male. Noi chiudiamo un anno con una decina di proposte di legge presentate, abbiamo la presunzione di credere che le proposte di legge che presenta Fratelli d'Italia non siano proposte di legge tutte stupide o inattuabili o inutili o pleonastiche, sono tutte bloccate in commissione. Perché il Partito Democratico, quando Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge, la lascia in commissione, non la porta in consiglio, perché sa che se la porta in consiglio o la vota e ammette che l'opposizione ha più idee della maggioranza, oppure la boccia, ma dovrebbe bocciare una legge scritta con un buon senso, e allora preferisce lasciarla morire in commissione. Non è il modo in cui si gestisce una regione. Quello che le opposizioni hanno fatto anche in maniera costruttiva è quella di lavorare su la tematica principale, quella della sanità, quindi andare a cercare quelle difficoltà che riguardano in sostanza due temi che i cittadini toscani vivono tutti i giorni: la prenotazione per una visita medica, quindi le liste d'attesa, quindi il non funzionamento del CUP quando magari ci viene detto che una lista è chiusa e in realtà non è così, ma si rimanda poi magari la chiamata al mese dopo, mettendo in grave difficoltà i cittadini che magari per una visita cardiologica devono aspettare anche un anno e mezzo, per fare un esempio. Ci si ricorda che a fronte di questo il grande sforzo dei nostri medici e infermieri, però al contempo, quando leggiamo le note degli ordini dei medici e degli infermieri sui territori, notiamo notevole difficoltà. Quindi questo è il tema principale, che è quello sanitario, ma anche dal punto di vista dell'ambiente non siamo messi bene. Lo scandalo del CEU è sicuramente un tema centrale di questo anno, perché prima di tutto ci riporta alle infiltrazioni mafiose in Toscana, che non è una regione felice da questo punto di vista, ma che ha delle infiltrazioni, in questo caso dell'Andrangheta, molto profonde anche sul nostro tessuto sociale e imprenditoriale. Quindi anche da questo punto di vista c'è molto da fare, e non si fa con la manifestazione di interessi mancando per fare il piano dei rifiuti, e quindi una procedura che in realtà si sta allungando rispetto a quello che c'era stato detto, e questo chiaramente pone delle problematiche, perché dobbiamo pagare molto i servizi e i servizi che ci vengono resi evidentemente non sono soddisfacenti. Non si sta lavorando per come i cittadini toscani meriterebbero. È stato un anno sicuramente impegnativo, perché è coinciso anche con una grave emergenza legata al conflitto tra Russia e Ucraina, che ha coinvolto tutti gli attori mondiali, con conseguenze che non ci saremmo aspettati, e soprattutto sono coincise col momento con il quale stavamo uscendo dall'emergenza pandemica. Questo ha significato che se prima si lavorava già in emergenza, pur senza necessità particolari, si è continuato ad andare in questa direzione per certi punti di vista. E quindi di nuovo questa giunta non ha dimostrato, dal punto di vista dello sguardo volto al futuro, nessuna attenzione, semplicemente un vivere alla giornata con ciò che sia, scaricando la responsabilità della propria incapacità organizzativa e amministrativa sui vari attori: il governo da una parte, il conflitto dall'altra e le contingenze internazionali dall'altra ancora. In realtà quello che si registra veramente è un continuare a lavorare giorno per giorno su vari fronti, andando più che altro in difesa e soprattutto commettendo errori strategici madornali, come quello per esempio della sanità territoriale ancora trascurata, errori come il non aver preso il contributo per il SINSIR di massa dal Ministero per problematiche che ci sono state di gestione e così via. E con questo bilancio sul 2022 e gli obiettivi per il 2023 termina la nostra puntata della Voce del Consiglio. L'appuntamento è sempre su RTV 38, potete seguire anche tutti gli aggiornamenti relativi alle attività del Consiglio regionale e non solo sulla nostra emittente con l'informazione quotidiana. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento su RTV 38. Arrivederci.